Bentornati su Cyberpunk 2077, ci ritroviamo all'inizio di questa puntata all'interno di un vicolo buio, dove, pieno di cadaveri e di robot distrutti, perché sì, c'è stato un po' un casino alla fine della scorsa puntata, come avrete visto, e in pratica, alla fine dell'episodio è arrivato così all'improvviso, senza che io potessi neanche salutarvi, purtroppo. Ok, vi avevo detto da un momento all'altro finirà perché il tempo era quello, però insomma qua ci abbiamo vari oggetti che possiamo. Che è sto coso? Che è un fornetto? Cos'è? Aspetta, aspetta, aspetta. Se lo spacco. No, era un forno a microonde, non era una scatola da aprire, purtroppo. Qua ovviamente è pieno di cadaveri, che vuol dire che fa? Ok, sì, qua abbiamo visto già nella scorsa puntata cosa era successo in questo vicolo. Abbiamo un po' sistemato la più o meno, a modo nostro abbiamo sistemato la situazione. Adesso ce ne andiamo, ce ne torniamo via. Andiamo a vedere la mappa. Allora, siamo qui nel vicoletto e dobbiamo andare. Qua ci sono un sacco di cose da fare qua in giro. Vedete, qua ci sono degli allarmi, qua a destra, qua a sinistra ci sono delle cose da fare, tra cui anche un assassinio. Però andiamo più vicini possibile, quindi andiamo qua. Quindi devo prendere l'autostradina e andare. No, forse ci arriviamo costeggiando il fiume, forse. Vediamo un po' cosa ci suggerisce la mappa. Il navigatore ci dice che dobbiamo andare a destra qua. Tanto mettiamo via le armi. Ok, usciamo dal vicoletto. Ma io volevo andare qua a controllare, però ricordate? Volevo andare a vedere un attimo una cosa qua, cosa c'era qua. Qua sì, si poteva affrontare lo stesso vicolo, ma dall'alto, saltando su queste tubature, su sti tetti qua. Ok, ce ne andiamo. No, qua devo uscire, così. Ah, devo chiamare la moto, mi sa, eh. Devo andare a sinistra. Chiamiamo la moto, che parecchio che non la usiamo. Sta arrivando? Ma dice che sta più lontano? Sì. 100 metri. Ma perché non l'ha fatta scendere qua la mod? Ma io non lo so. Il gioco ogni tanto svalvola. Andiamo su. Andiamo, andiamo. Dov'è la mod? Superata? Dov'è? No, ma è la mod che è arrivata. Ah, mentre guardavo le gambe la mod è andata. Ma che, dove cacchio sta? Ma dov'è la moto? Dice che sta oltre qua, oltre sta recinzione. Attraversiamo. Sta qua in alto, sopra sto posto. Aspetta, fortuna che c'ho le gambe bioniche, va. Ok. Saltiamo qua. Ho fatto tutto il giro. Dove sto qua? In un vicolo. Ma prendiamo il medikit già che ci sto. Che è sto vicolo qua? Ma la mia moto che fi... Perché sta qua la mia moto? Perché è caduta giù? Cioè non c'ha senso sto gioco. Niente. Aspetta. Vediamo un po' se riesco a uscire fuori da sto. Guarda, se devo sguazzare nella monnezza per riuscire a riprendere la moto, ma io non lo so. Ok, dai, ce l'abbiamo fatta. Ma questo è dove stavo prima. Questo è dove stavo prima, raga, guarda dove cacchio mi ha fatto andare la moto. Lo rifamo tutto il giro dentro a sti vicoli con la moto però. Allora, fortuna che è aperto perché abbiamo aperto prima il cancello. Boom. No, chiuso qua. Vediamo se riesco a sfondare la porta con la. Boh, niente, non si sfonda. Devo aprirla a mano perché sennò non si esce da qua, no?
È un disastro. Ah, ci tenevo a farvi vedere che ho cambiato gli occhialini, ho messo dei cyber occhialini super più. Andiamo ad aprire qua. Avete visto, c'era il bozzo che ho fatto con la moto. Sta cosa non l'avevo mai notata. Sulla porta fatta. No, ma si è chiusa. Ma che mi prendete per il culo allora? Ma l'ho aperta poco fa. Ma mi state prendendo per il culo. Intanto qua c'è un Max Doc. Non ti richiudere, eh. Non ti richiudere. Non ti richiudere. Ok. Ah, ce n'è un altro qua. Mannaggia. Mannaggia i bug di sto gioco, mannaggia. No, si è richiuso il bastardo. Ma porca la... È un disastro. Apriti sesamo. Vai. Corri, corri prima che si richiude. Adesso sì, perché se porte sono automatizzate, si richiudono da sole. Adesso ce ne andiamo, dai. Che volo. Mamma mia, che volo, raga. Andiamo, andiamo. Andiamo qua, no? Devo scendere là sotto? Parcheggiamo proprio male male qua. Devo scendere qua sotto? Qua già vedo uno che m'ommena, Ma io qua scavalco. Ah, qua c'è un altro. Però. Però non fanno caso a me perché sto fuori dalla recinzione. Come entro dentro si incacchia, non lo so, Io sapete che faccio? Io entro da qua. Scavalco con le mie gambe bioniche. Ma già mi hanno cioccato. No, no, non ci sono io qua. Crack. E a questo gli abbiamo spezzato il collo. Vediamo un po' dove stanno gli altri. Ce n'è uno qua dietro, eh. Dov'è? C'è gente dietro la macchina qua. Eccoli, eccoli, guarda, guarda. Ma che non rapito una? Ma quindi una che fa parte della banda che loro ricattano? Non ho capito sta. Oh cazzo! No, 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 no! Facciamo saltare sta macchinetta, va! Ma è saltata! Ok, ma è saltata. Eccone uno! Allora, devo fare un hacking, eh? La versione protocollo, vai. Allora, BD, c'ho un 55 qua. 55, 1C. E uno C. Ok, ho fatto la vulnerabilità generale, ho fatto. Rocco, Rocco, Rocco! Che pizza merda!
Allora, questo qua, e facciamo un bel incendio, surriscalda. Questo l'abbiamo fatto a pezzi. Ecco. A questo qua, e non riesco a beccarlo. Eccolo qua, anche a questo gli facciamo un bel incendio. Preso fuoco? Sì. È ferito! Andate! Dai fianchi! Morellamo! Ok, è andata questa. Ah, eccolo, eccolo lo stronzo. No, ma tira una granata incendiaria. Io ti faccio suicidare. Aspettiamo che si riempie l'indicatore e poi andiamo a vedere lo spettacolo, eh. Eccolo. Si è fatto saltare al cervello. Mettiamo pure la bomba così. Ok. Vediamo un po' qua che c'era. Componenti rari, che poi prima o poi lo faremo il crafting, anche perché c'è un trofeo legato al crafting, eh? Anzi, forse più di un trofeo. Qua munizioni. Altri componenti. Qua c'è un computerozzo. Ordine. Giovedì mi arrivano diverse armi da paura. Sto parlando di fucile a microonde sparachiodi, pezzi da collezione ma ancora pericolosi. Mi arrivano anche dei machete monocristallini, come mi avevi chiesto, e dei coltelli. Che ne dici delle katane monocristalline? Davvero vuoi quella merda? Non mi sembra il tuo stile. Dammi qualunque cosa tagli, mono accetta, quel che ti pare, non mi interessa. Quindi sta banda stava cercando di comprare delle armi, fondamentalmente. Ok, qua c'è una granata. Qua vediamo che c'è in questa borsa. Ottiche Kiroshi, rilevatore di minaccia, conversazione archivio. Vediamo un po' questa conversazione. Eccola qua. Ci sono occhi ovunque, ovunque io vada. Non posso nemmeno pisciare in pace. Cosa? Alla Kiroshi stanno tramando qualcosa. Mi tengono d'occhio, me lo sento. Sono sicuramente sotto sorveglianza, merda. Che ne dici del nostro tecnico? Però dovete aspettare, certo. Alma, un'altra cosa. Che c'è? Vai qui, luogo non disponibile. Capito? Sì, che c'è lì? Il mio nascondiglio. Va lì e sposta tutto in un luogo sicuro, d'accordo. Quindi, qua gli dicevano... le coordinate del nascondiglio, che forse era questo? Non lo so, non c'ho idea. Beh, adesso medikit, niente, non me lo do. Ah, c'è stata una rapina. Però ho chiuso. Allora. Ok, qua è fatto tutto, ce ne possiamo andare. Vediamo un po' qualche cadavere, se troviamo degli oggetti interessanti. Spila della Santa Muerte, non mi interessa. Qua, saluti sotto la macchina che ho fatto saltare prima. Munizioni cecchino, ottime. No, la macchina che ho fatto saltare è questa. È questa? Sotto è pieno dei cadaveri, munizioni pistola. Guardate, gli è volato via il cofano. Aspetta, se la sposto magari posso vedere i cadaveri che stanno sotto. Ma ancora funziona sta macchina dopo che gli ho buttato una granata addosso? Ma io non lo so. Allora, andiamo qua. Mamma mia, come sono ridotti i mali questi, guardate. Cioè, sto cadavere è ridotto proprio super maciullato, eh.
Mamma mia, è rimasta sulla testa un pezzo di non si sa cosa. Ok, qui è fatto tutto, ce ne possiamo andare. Vediamo un po' cosa dice il la mappa. Qua c'è qualcosa nascosto o no? Vediamo cosa dice la mappa. Ah, dobbiamo andare qui. Qui. Ah, poi qua guardate, ce n'era un altro. Beh, lo facciamo dopo. Qua ce ne sono altri due. No, uno solo, perché questo non conta che è una macchina. Guarda quel cargo enorme lassù. No, quel cargo laggiù, quel cargo lassù. Scusate. Allora. Vediamo un po'. Devo andare a sinistra, quindi mi serve la moto. Dov'è la mia moto? Aspetta, facciamola arrivare qua. No, ho chiamato il... ho chiamato il truck. Vabbè, guarda, usiamo il truck. Ciao, truck. Qua che c'è? Vediamo un po', ci sono dei magazzini, delle cose. Dietro ci abbiamo una specie di DeLorean, l'avete vista? Eccola qua. Somiglia alla DeLorean questa, eh? Ah, si è spostato. Qua non c'è l'autoradio su sta macchinona, eh? Gran parcheggio qui, così boom, ho fatto pure il botto. Perfetto. Qua ovviamente non possiamo entrare. Ma se parcheggio. Allora andiamo. Sicuro di volerlo sapere. Ah, questi sono i sesta strada, si fida una mignotta. Allora, quindi devo fare 1C e 9. Ok, intanto lo Spez Ice l'abbiamo fatto. Oh, attenzione. Allora, qua gli facciamo un bel suicidio a questa. Oppure gli facciamo la come si dice, la distraiamo facendo muovere qualcosa intorno a lei, però no, se ci conviene fare il suicidio, vai, suicidio. Netrunner! Oh, di nuovo! Vai, bomba! Mi stanno Ti ho fatti saltare in aria! Ho fatto un critico, questo. È morto? Mi sa che l'ho fatti fuori tutti subito al volo, eh? Mazzo, sono stato veloce. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo qua. Allora, rimbalzo. Questo è un silenziatore, non mi serve. Overture. Allora, questo qui c'ha una conversazione. Vediamo un po'. Allora, fra Dean e Simons e Bill. Che faccio? Vattene da questa città, Chum. Che diavolo, non vi ho mica traditi io. Vi fornisco sempre quei trasporti. Perché cacchio dovrei fare la spia? Perché, Chum, lo so che non volevi, ma i ragazzi lo capiranno. Il trasporto che hai dato doveva essere pulito, invece non lo era. Ma io non lo sapevo. Lo so, ma i ragazzi sono morti. E sai come funziona? La sesta strada pensa che sia colpa tua. Non ti perdoneranno. E che cazzo... quindi devi scappare, te lo dico sul serio, te lo dico da amico, scappa. Ho una famiglia qui, lasciali qui, staranno bene, te lo prometto. Vabbè. L'hanno ammazzato però, quindi non ha fatto un tempo a scappare. Vediamo qua un po' qua nel magazzino se c'è qualcosa di utile. Componenti non comuni, componenti comuni. Qua nient'altro. Che è sta roba? Un cartone del latte, ho scritto scomparsa. Poi un'altra conversazione, vediamo che dice.
Hanno massacrato alcuni dei nostri. Chi? Quei bastardi del trasporto corporativo. Non dovevano esserci delle cacchio di guardie. Invece c'erano soldati corporativi più un fottuto drone. Merda. Chi ha detto di quel trasporto? Dean Simon. Sai cosa so cosa fare, sì? Quindi, insomma, l'hanno ammazzato perché gli ha dato un trasporto non sicuro. Munizione fucile. Ok, qua è fatto tutto. Vediamo un po' qua che c'è. C'è un medikit. Qua ci abbiamo altre munizioni. Bene, fatto tutto. Ci sono un paio di camioncini che potrei rubare, ma preferisco andarmene sul mio di camioncino. Qua c'è una stazione di servizio, ma sembra chiusa. Andiamo a dare un'occhiata. Sono un po' dei balordi qua. Qua c'è la pompa di benzina del futuro. Là c'è la cosa di Perales, che poi chissà se Perales ha vinto le elezioni oppure no, non lo sappiamo. Mi sa che è in sospeso sta cosa nel gioco, non te la dicono se ha vinto le elezioni oppure no. Diciamo che la campagna è ancora in corso, la campagna di elettorale. Ok, andiamo a vedere sulla mappa. Allora, c'ho da fare una missione qui, che è quella più vicina, e poi c'è da fare una qua in alto. Vediamo un po'. Eh sì, è abbastanza vicina pure questa. Facciamo prima questa attività criminale qua? Sì, andiamo pure alla macchinetta, al Beast. Il Beast dice che mi sta davanti un pochino a sinistra. Ecco qua. Niente, purtroppo il gioco è crashato malamente. Strano che ultimamente... già mi è successo poche puntate fa, eh. Dopo tante puntate non succede più, invece mi è risuccesso. Però abbiamo già fatto questa missioncina qua, quindi a posto, siamo a posto. Abbiamo anche visto questa stazione di servizio mezzo abbandonata. Stavamo tornando al nostro mezzo, che si trovava, vediamo un po', qui, che però è scomparso. No, c'è ancora, sta qui. Possiamo andare qui e poi possiamo andare a fare questo, oppure il contrario. Andiamo un po', grosso modo è uguale, perché poi dobbiamo andare qua, non ci dobbiamo andare, che qua c'è l'endgame, diciamo. Andiamo prima qua. Ok, facciamo esattamente le cose che stavamo facendo prima, sperando che questo non conduca a un altro crash del gioco, perché come sapete con le stesse condizioni potrebbe verificarsi un crash. Il problema è che in questo gioco tu non sai mai se le condizioni sono le stesse oppure no. Ma dove cacchio sta il... Ah, aspetta, la mia macchina. Perché le condizioni, tu, tante cose... Questo gioco è così, in realtà sembra... Questo gioco sembra semplice, in realtà è estremamente complesso, diciamo, sotto il cofano, tra virgolette. Quindi ci sono tantissime variabili che noi non vediamo, ok? E vai a capire qual è la cosa che ha fatto crashare il gioco. Un gioco così complesso è un po' un problema riuscire a capire quali sono le condizioni esatte che hanno fatto crashare il gioco, ok? Ma questo... Ah no, questo è un servizio di trasporti. Ok. Devo buttare a sinistra qua, eh. Ah ecco, questa qui è la missione, quella di assassinio, che ricordate qualche puntata fa dovevamo fare di notte, ma alla fine ci hanno ammazzato malissimo, non l'abbiamo finita, e poi sono risorto da un'altra parte e non l'ho più trovata sta missione. L'abbiamo ritrovata. Dobbiamo entrare all'interno. A tutti i collaboratori dell'NCPD, abbiamo ricevuto segnalazioni di sospetta attività criminale organizzata in Martin Luther King Boulevard. Alcuni membri della banda dei Valentinos sono coinvolti in attività di contrabbando e traffico. Il gruppo è guidato da Miguel Rodriguez, meglio noto come Gizmo, con precedenti per omicidio di secondo grado e traffico di droga. La città offre una ricompensa per neutralizzare la minaccia.
Allora, questo qui è un parcheggio privato che però è chiuso e abbandonato. E noi dobbiamo entrarci dentro facendo molta attenzione perché ci sono delle guardie. Tipo qua dietro c'è già una guardia che ci aveva quasi cioccato. Ecco una. Già mi ha un po' cioccato quella, eh. Allora, a me sta molto antipatico quando il gioco crasha. Non tanto perché perdo progressi, perché come avete visto abbiamo ricominciato da pochi attimi prima che ci fosse il crash. Ma intanto facciamo un po' di hacking qua. Ma dal fatto che io poi i pezzi delle puntate li devo montare insieme, perché mo c'ho il pezzo della puntata, i 20 20 minuti abbondanti di prima, li devo montare con il restante pezzo della puntata che siamo che adesso gireremo, che adesso stiamo giocando. Ok, io questa gli tiro il collo come una gallina. Vieni qua che ti tiro il collo. Sagate! Mi tiro il collo. E mo io mi infilo qua dentro, entro a sto negozietto, dove non c'è nessun commesso. Quindi il negozietto qua è abbandonato, anche se è pieno di roba, vedete, è pieno di merce, però è abbandonato. Allora, lì c'è un roulotte parcheggiata là dentro. E c'è uno che sta a fumare. Perché gli ha detto non puoi lasciarmi in pace? No, qua c'è. Oh cacchio, c'è solo uno che mi ha cioccato. Qua ce n'è un altro. Facciamo suicidare qualcuno. Quello mi ha visto. Di sfuggita. Facciamo suicidare questo. Qualcuno che c'ha un'arma pesante. Tipo, sta ragazza qua. La facciamo suicidare, dai. Vediamo un po'. Eccolo, aspettiamo che si riempia il chip. Eccolo. Ovviamente ha dato l'allarme. Oh, eccolo, eccolo! No, no, questo c'ha! C'ha una mod super più, guarda che cazzo fa questo! Corri, corri, mamma mia, mi ha tolto energia! Vai, vai, bomba! No! Che cazzo è finita la bomba? Oh. Ti ho fatto la testa, sì! No! Ah, sono quasi morto. No, aiuto! Mi hanno sparato una bomba, ma che portaggio. Ah. No! Ok, questo è andato. Allora, questo gli diamo fuoco. Vai, surriscalda. Vai, prendi fuoco, amico. Ok. Ha preso fuoco e è morto, bene. Mi serve il cecchino qua per quello, eh. Bomba! Subito fatto fuori, perfetto. Mi sa che ho steso tutta la banda, eh. Vediamo un po'. Tra l'altro qua c'è un altro negozio, eh. Snack liquido al gusto carne, che schifo. Easy beef. Cultura in vetro. Carne coltivata in vitro. Sì, le pubblicità sono tradotte in italiano, eh. Da una certa versione in poi le hanno tradotte in italiano, non mi ricordo che versione però. Ok, andiamo avanti. Sono stracci. Componenti. Qua ci sono due vagabondi. Questi qua sono pacifici, non ce l'hanno con noi. Sono. Allora, qua c'è un sacco di roba, guardate. Ci sono soldi, ci sono medikit. Qua ci sono dei pantaloni che però mi fanno schifo, vabbè, me li prendo uguali, va. Poi c'è un computerino, vediamo cosa c'è dentro.
Allora, nuovo mezzo. Ho trovato un nuovo mezzo, 8 posti, ma ci stanno fino a 20 persone. Finestrini bloccati, le porte si aprono soltanto dall'esterno. Passo domani, tu trovi un autista che conosca le strade del Nevada, addirittura, e vedi che bisogna pagare nella Militec per non avere problemi ai confini. Questo fa scappare, è uno che vuole scappare. A qua stanno i sordi. Medikit. Qua ci abbiamo munizioni pistola, dove stanno? Eccole, munizioni fucile. E non mi fa prendere il medikit, ovviamente, perché ogni volta mi punta quello che... Cioè, a me mi sta sul cacchio questo sistema. Cioè, vedete, io col mirino sto puntando il medikit, eppure lui mi fa prendere l'arma che ho davanti. Ma non mi interessa quella. Perché non fa la cosa che sto puntando? Vabbè. Berretto non mi piace. Guarda sono come... Ah, aspetta, ci sono altri nemici più avanti, ce n'è un altro. Eccolo. Ma è un pistolero, vedi come si gira, guarda, guarda. Allora, questo gli faccio un bel cortocircuito. Cowboy elettrico, ti ho fatto prendere una bella scossa, ce n'è un altro comunque. Eccola, mi ha visto. E adesso scivolata con sparata, fantastico. Si era fermato a frizzato a mezz'aria. Oh, somigliava un po' a Panam, vagamente. No, è giapponese. Mi sembrava che somigliasse vagamente a Panam, ma non era così. Allora, andiamo dal cowboy qua, il cowboy elettrico. Il cowboy elettrico c'è una conversazione archiviata, vediamo cosa dice. Allora, buongiorno agente, che vuoi? Stiamo organizzando una piccola gitarella a sud, speravamo di evitare problemi al confine. Vi costerà parecchio, siamo sotto forte pressione da parte dei capi. Telecamere ovunque e controlli frequenti, capisco. Non è un problema aumentare la cifra, volere potere come si dice, d'accordo. Ti mando il numero di conto e la cifra, ma certo signore, aspetterò il tuo messaggio. Ok. Bella sta macchina, ma me la frego, eh. Che dice qua? Nava Heron 50 veces Alejandro Garcia vivo controllo lumato un drone. Non conosco lo spagnolo, raga, è inutile che sto a letto. Allora, vediamo un po' che c'è addosso questa. C'è un mirino. Questo c'ha la spilla della Santa Muerte, gliel'ho rubata, eh. Però c'è una bella maglia questo, peccato che non gliela posso rubare. Allora, nel gioco di ruolo Cyberpunk 2020, quando ovviamente dopo uno scontro a fuoco e tutto quanto, dopo che hai ammazzato i cattivi, tu dicevi al master: vado a cercare nel cadavere per vedere se c'è sta roba. E il master ti doveva elencare tutta la roba che quello ci aveva addosso. Ovviamente a volte se la inventava, perché non è che sta scritta su tutti i cosi di... Non è che tutti i nemici hanno l'inventario, no? Se no si faceva notte. Comunque... Insomma, ti dice, trovi questo tipo di arma, trovi questo tipo di arma. Ovviamente, se il nemico è scarso, non ci trovi un'arma buona addosso, no? Mi pare ovvio. Almeno così funziona nei giochi di ruolo, di solito, perché... Non è come nella realtà, che pure uno scarzone può avere un'arma potente, ma non saperla usare. Ok, abbiamo fatto questo, dobbiamo tornare, dobbiamo... Io voglio rubare sta macchina, però mi piace. Tutto pare uscita da Mad Max. Ciao! Io mi rubo sta macchina. Non ha fatto resistenza, me l'ha lasciata, va bene così. Ah, si è spaventato, ok. Siamo usciti dall'altro lato del parcheggio, eh. Allora, vediamo un po', andiamo sulla mappa. Salto, è la prima volta che rubo un'auto in corsa, mi sa, nel gioco. Dobbiamo andare qui. C'è un incarico secondario, andiamo a vedere. Ovviamente devo girare. Non c'è musica però, ma... Oh, non c'è mai musica sto gioco, ma com'è? Andiamo su Pacific Dreams. Voi non la sentite, Yusi? Cioè, la sentite poco poco?
Mettiamola a Vexelstorm. Ma sta macchina fa cagare, è lentissima, raga. Ha fatto pure il botto. Fa veramente schifo sta macchina. Oh, fermi, 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 le lezioni, le lezioni! Ovviamente bug, sono passato attraverso il tizio che passava, va bene, fa niente. Comunque, dobbiamo entrare qua dentro. Intanto abbiamo avuto delle news sulle elezioni, ma già le sapevamo, già ce l'avevamo sentite già in passato queste. Vabbè. Ok. Ok, mi vengo. Ma io ti conosco. Sì. Ho visto il capo del Montecaldo. Ti chiami V, vero? Sì, sono io, V. Solo e unico. Ah, ti manda qualcuno dalla famiglia? Sono qui per caso. Non mi manda nessuno. Perché? Dove altro dovrei essere? Caro Lecchesso, sono venuti per chiudere un affare con gli Scavenger. Abbiamo rubato dal Cyberware per loro. E ci stanno mettendo un'eternità. Vado a dare un'occhiata. Controllo che sia tutto ok. Aspetta, è che... Potrebbero non prenderla bene. Tu resta di guardia. Ok. Gun Music si chiama st'incarico. La musica delle pistole. Secondo me finisce male qua. Allora, stanno facendo un meeting d'affari. Il problema è che siete in ritardo. Di tre cazzo di mesi. Ti ho già spiegato. C'è stata una tempesta di sabbia, abbiamo... Sai cosa? Non è un mio cazzo di problema. Abbiamo perso un sacco di Eddie per colpa vostra. Quindi? Mi spiace interrompervi. Come va? Avete chiuso... Ma no, io non volevo che subito partisse la sparatoria. Sto gioco del cazzo. In pratica mi sono avvicinato troppo ed è scattata la rissa. Perché quello ha calcolato che gli stava imbrutti, come ho detto qualche puntata fa. Ma io non gli volevo imbrutti, volevo solo parlare da vicino. Niente, aspetta, vediamo un po'. Allora, ricarichiamo. Perché non può... Non è possibile sta cosa. Ricarichiamo un attimo. Perché voglio vedere tutto il dialogo. Voglio sentire tutto il dialogo e voglio vedere se è possibile risolverla pacificamente. Comunque avete avuto un attimo in cui avete visto cosa succede se facciamo una sparatoria tremenda fra le due bande, fra gli Scavenger e gli Aldecaldo. Avete visto? Però noi che facciamo? Adesso proviamo a risolverla con le buone. Se poi non funziona con le buone, butto per terra una granata, li faccio saltare tutti in aria, questi disgraziati degli Scavenger. Perché sono dei disgraziati questi Scavenger? Già li abbiamo conosciuti in passato, eh? Ok. Allora. Ha quasi finito il caricamento. C'ho ancora un sacco di bombe, eh? Non solo queste qui esplosive, ma ce n'ho anche altri tipi, c'ho quelle elettromagnetiche. Ok, quindi mo devo entrare. Ok, riprendiamo da sto pezzo. Quindi vediamo un po'.
deboli. Qual è il problema? Mi spiace interrompervi. Come va? Avete chiuso l'affare? Vi, che cosa ci fai qua? E questo chi è? Ho pensato di fare un salto, per vedere se era tutto tranquillo. Chi cazzo è questo? Ehi, calmati adesso. È con noi. Non sapete contare fino a tre, cazzo. Uno, due, ma tre. C'era... Ecco quante persone dovevano... C'era un dialogo. Dovevano anche esserci parecchi euro-dollari, ma io non li vedo. Che ne dici di finirla qui, Roma? Abbiamo avuto un ritardo. Colpa nostra, certo. Ti sconteremo il 10%. 20. 15. D'accordo, chiudiamo questa cazzo di storia. Trasferirò i vostri enti. Beh. Devi essere uscito di testa, V. Perché sei venuto? Fare affari con gli scavi, nel loro territorio, alle loro condizioni. Dovete proprio essere disperati. E la gente disperata non ragiona. Risparmiaci la predica, V. Conoscevamo i rischi, ma... Questi soldi ci servono, parecchio. Fate silenzio, potrete parlare quanto volete dopo. Strano. Il tuo muso non mi è piaciuto fin dall'inizio. Adesso so perché. No. Watson, Sandra Dorsey. Credevi che l'avremmo dimenticato? Oh cazzo. L'affare salta. Ehi, gli Aldecaldo non c'entrano niente con quella storia. Ha detto che eri con loro, giusto? Ho ragione o mi sono immaginato tutto? Sì, ma... Oh no, siamo fottuti. Pensateci voi! Ecco, lo sapevo io. Anche su, toglietelo di mezzo! E io che temevo che si saremmo annoiati! Se dobbiamo restare sempre per avere i nostri soldi, d'accordo! Combatti lealmente! Questo era il capo, eh? Morto? Ci sei stato di grande aiuto, tu e la tua parlantina di città. Che cazzo. Grazie, eh? Niente, mi stanno infamando perché gli ho fatto saltare il... l'affare. Sì, perché avevano risolto, praticamente, senza che io aprissi bocca. Adesso c'era un dialogo, però non me l'ha fatto dire in tempo. Perché immediatamente hanno trovato un accordo con lo sconto. Ok, hanno trovato subito un accordo e quindi io non servivo. Però lui mi ha riconosciuto, ha fatto un controllo sul telefono. E niente, mi ha... E si è incazzato. Vabbè, però perlomeno gliel'ho fatti fuori tutti quanti. Almeno sono riusciti a concludere l'affare senza pagare la parte loro. Hanno preso solo quello che gli interessava. Andiamo su a vedere il cadavere di quello stronzo. Del capo degli scavenger, andiamo a vedere. Ma salgo un attimo qua. Andiamo qua. Ok. Va, mi abbasso. Scivolata. Questo era il capo degli scavenger. Gli ho fatto saltare un braccio, come vedete. Eccolo qua. Niente, c'ha un mirino addosso, ma niente altro di utile. Ok, possiamo riscendere. Allora, devo andare a parlare con quei due che li ho scammati io, insomma. Volevo solo aiutarvi. Mm-hmm. Mi chiedo come sarebbe finita senza il tuo aiuto. Non litighiamo tra di noi, ok? Non sai mai se la tua sfortuna non ti ha salvato da qualcosa di peggio. Giusto. Ti sei infilato nella tana del lupo per aiutarci. Perché? Perché hai ascoltato il tuo cuore. È una cosa rara, specialmente qui. Ci sono cose che i soldi non possono comprare.
A proposito di soldi, non possiamo lasciarli lì a fare la muffa. Grazie di tutto, Vin. Ci vediamo. Ciao, gente. Non sanno manco loro dove devono andare. Vedete, i soliti bug di questo gioco. Non sanno manco loro dove cacchio devono andare. Uno è entrato attraverso un mezzo. E adesso loro se ne vanno via con le macchinine. Loro degli Aldecaldos. Ok. Buon voyage. E mo se ne ritornano all'accampamento loro. Eccoli qua, se ne sono andati. Allora, qua io posso, volendo, rubare. Tanto questo berretto non mi piace. Posso rubargli della roba a questi, ma non è che ci hanno granché di roba addosso. Abbiamo visto. Ok, se ne potremmo anche andare. Vediamo un po' se all'ingresso c'è di nuovo il tizio prima che stava facendo da guardia. Oppure se n'è andato pure lui. No, se n'è andato. Intanto è scomparso una passante, mi è scomparsa così davanti. Così a caso, va bene. Questo è Tupac tecnologico. Ciao Tupac tecnologico. Allora, vediamo un po' la mappa cosa dice. Qui vicino non c'è nulla da fare. C'è un furto, ok, da fare. Andiamo qua. Andiamo a fare sto furto. Ok. No, aspetta. C'è un allarme qui che è più vicino. Andiamo a fare sto allarme, dai. Ah, c'è un sabotaggio qua. Fermi tutti, c'è un sabotaggio qua vicino. Ma chi aveva visto? No, andiamo a fare sto sabotaggio, dai, veloce. Devo andare qua su. Ma la macchina mia dov'è? Non c'è. Potrei rubare anche il camioncino di quelli. Quanto è lontano qui? 300 metri. Ah, devo andare lassù, su quel palazzo? Devo entrare in quel palazzo per fare il sabotaggio. Non so io queste cose. Andiamo a vedere. Devo entrare dentro questo palazzo sospeso qua. Eccolo. Hackerare lager. Ciao V, ho un lavoro serio e mi serve che se ne occupi una persona seria. Voglio che tu vada nel territorio della sesta strada e che piazzi un virus nei loro sistemi. Conto su di te, Roccia. Ah, un'ultima cosa, c'è un tecnico, Lucius Thora. Non mi dispiacerebbe se gli piantassi del piombo nel cranio. Ci stai? Bene, specifiche allegate. Ok, quindi devo entrare dentro sto palazzone a fare sta missione, fa pure rima. Questo è il tizio che devo uccidere. Allora, infettare il computer di sesta strada con un virus. Nascondio della sesta strada in MLK Boulevard. In sesta strada si credono incredibilmente furbi, pensano di poter assaltare un trasporto Militech nel mio quartiere senza che io li scopra. Credono di poter ottenere armi corporative e volgere gli equilibri del potere di questa città a loro favore. Beh, stanno per avere una brutta sorpresa. Ti invio le coordinate del code sesta strada e il codice della porta. Il lavoro è semplice: infiltrati, trova il computer che usano per sbloccare la tecnologia corporativa, carica il virus che ti mando tra poco e voilà. Le loro belle armi avanzate diventeranno un mucchio di ferraia. Ancora una cosa, se per caso trovi un certo Lucius Thoran, fammi un favore e fallo sparire. Ti spiace? Thoran è un tecnico, è lui che ha avuto l'idea per questo piano di merda. Fa attenzione e divertiti. Ok. Devo entrare dentro sto palazzone, che somiglia al mio, somiglia al palazzone di V. Anche se adesso V non abita più nel palazzone, come sai, vero? È più stressante della vita reale. No, sei il Go? Stanno giocando al Go, che è una specie di dama giapponese. Dice più stressante della vita reale. Questi sono i sesta strada, questo è proprio un palazzo che è tutto di sesta strada, qua non ci siamo mai stati, Non è questa l'America per cui ho combattuto. Ok, devo andare su. Qua che c'è? Anello bullone, qua che c'è? Medikit, andiamo su. Dobbiamo prendere l'ascensorino. Piano 19.
Che dice il telegiornale? Vediamo un po'. Siamo arrivati? Beh, ma non mi fanno uscire l'ascensore. Sono bloccato nell'ascensore. Ah, ecco, ok, ok. Oh, siamo arrivati qua. Intanto c'era la pubblicità. Oh, c'è stato uno che mi ha cioccato dall'altra parte. Vedete, c'è un buco nel muro. E c'è uno che mi ha visto là. Questi qua non fanno caso a me, invece, vedete. Posso inserirmi qua. Questo è tutto un somiglia al film, quello del Giudice Dredd, lo ricordate? Quello nuovo, cioè quello più recente, non quello con Stallone, ma quell'altro, dove lui si doveva infiltrare in questo palazzo pieno di nemici, di criminali, che era anche preso un po' dal film The Raid, film di Hong Kong molto bello di alcuni anni prima, che c'era più o meno la stessa idea. Insomma, raga, qua mi posso, ci sono varie possibilità di infiltrazione, però io che sono un caciarone voglio fare una cosa più bella, ovvero prendo e faccio una cosa cafonissima, prendo il cecchino, mi alzo e sparo qui, perché questo c'ha 20 bombole. Ma non sono saltate le bombole. Ma non sono saltate le bombole, mortacci sua. Oh, basta qui. Chi è che mi sta a sparare? Sono quasi ammazzato, eh. Niente, questo approccio non ha funzionato, riproviamo. Facciamo una cosa fatta un po' meglio, dai. Altro che The Raid e tutto quanto. Fa una cosa fatta un po' meglio, dai. Pausa per noi, perché taglio sto pezzo, se no i caricamenti sono troppo lunghi. Ok, ho quasi finito il caricamento. Andiamo. Allora, che approccio userò stavolta? Stavolta faccio una cosa un po' più stealth. Perché, allora, l'idea mia era... Ma da qua mi fai ricominciare? Ciao V, ho un lavoro serio e mi serve che se ne occupi una persona seria. Voglio che tu vada nel territorio della sesta strada e che piazzi un virus nei loro sistemi. Conto su di te. Ah, un'ultima cosa, c'è un tecnico, Lucius Thor. Non mi dispiacerebbe se gli piantassi del piombo nel cranio. Ci stai? Innanzitutto sto vedendo se c'è un'altra. Se c'è un'altra entrata. Se c'è un'entrata secondaria pare di no. C'è solo quell'entrata là, nel palazzone, eh? Allora, stavolta facciamo un approccio un po' più ragionato, anche perché ho fatto una bella figura di merda prima. Andiamo veloci. Ah, prendiamoci i medikit che stavano qua. Appartamento. Non l'abbiamo visto sto paesaggio prima, guardiamocelo adesso. Ok, siamo entrati nel palazzone. Che figata, guardate che roba. Bellissimo. Bellissima questa atmosfera cyberpunk. Allora, devo cercare di essere un po' più accorto, un po' più stealth. Un po' più furbo a sto giro, eh. Stavolta facciamo quello che avrei dovuto fare prima. Collana di cavi. Ma io mi butto qua dentro. Allora, qua c'è uno che sta a fare la brain dance, guardate. Sta in virtuale, eh. Qua c'è la TV. Ah, il caso Peter Pan, no!
Ricordate il caso Peter Pan dei bambini rapiti che abbiamo salvato? Si sente poco quello che dice la giornalista, ma in sostanza sta dicendo quello che la NCPD, che la polizia ha risolto il caso. Ovviamente non fanno menzione del fatto che il caso in realtà l'abbiamo risolto noi, abbiamo salvato noi i bambini, però giustamente, come in Batman, la polizia e anche in Spider-Man, la polizia si prende sempre il merito invece del giustiziere, no? Allora dicevo, io volevo sparare alle bombole che stanno lì, però lì da lontano non me le prendeva a causa sempre di un bug del gioco, quindi forse da sta distanza le colpirebbe, però stando laterale non posso. Allora devo andare là sotto? Se vado qua sopra invece? Ma intanto c'è una telecamera, facciamo una violazione, vediamo un po'. BD 7A 55, poi 55 BD. Perfetto, anche imperfetto, raga. Ok, ora che abbiamo hackerato tu, posso forzare sta porta volendo, eh? Però prima voglio vedere un attimo cosa c'è dentro la telecamera. Quindi mi abbasso un attimo. Andiamo a fare controllo telecamera. Allora, io dove sto? Dove cazzo sto io? Ah, eccomi. Quello so io. Eccomi. Poi, qua all'interno... qua all'interno di uno degli appartamenti sfollati. Questo è tipo un magazzino. Qua c'è una sedia con una red Netrunner. Che sta su sta sedia da hacker. Vedete, sta Netrunner. Sapete poco, però. Questa è una guardia. Ok. Allora, vediamo un po' se entro qua. C'è un'altra telecamera, ovviamente. Che andiamo a disattivare. Perfetto. C'è gente qui? No. Però c'è un passaggio verso un'altra parte. Un po' che c'è qui. Il mio nome si scrive Sdang, porca puttana. Ma che è? Ah, è un libro? Vabbè, se volete leggetevelo. È un raccontino. Allora, qua c'è un buco nel muro. Vediamo un po' dove porta. Ah, si va sotto, perché ricordate che il passaggio che dovevo usare era sotto? Ok, quindi stiamo sotto nei cunicoli, un po' come Alien, in Alien, no? Allora, qui c'è una porta e qui c'è una scaletta, vediamo dove porta. Mi sa che devo andare là dentro. Ok, qua è fuori. C'è un oggetto qua, componenti. Quindi ci sono molteplici strade per giungere a sto punto, eh. Ma qua che c'è? Granate? Eccolo. Non riesco a disattivare sta telecamera. Disattivazione fatto, ok. Mi stava per beccare la telecamera, eh. Ok, allora. Che faccio? Gli vado dietro, gli tiro il collo. Ok, l'altro non si è accorto di niente. Posso aggirare. Installa malware, vai. Stiamo a fare stealth questa, eh? Eppure questo abbiamo fatto fuori.
Medikit. Chip prototipo? Oh, interessante. Oh, cazzo. Oh, c'è un'altra telecamera là. Ah, questo è il tizio che stava... Ricordate, questo è il tizio che stava lì col vicino alle bombole. Facciamo saltare sta telecamera un po'. Spegni telecamera. E mo che facciamo? Se bombole non le facciamo saltare, ma certo che le facciamo saltare, però facciamo saltare quella che sta vicino a lui, così facciamo una risata, vai. Oppure me ne vado via dal palazzo senza allertare nessuno. Forse è meglio. Qua piena delle camere. Spegni telecamera. Vai. Ah, qua c'è la Netrunner, ricordate? Oh. Questo torna qua. Oh, scappa. Fa Netrunner. Allora devo ammazzare il tizio, mo dov'è? Sta oltre là. Devo cercare di non farmi beccare mentre vado fino laggiù. Allora la tizia sta in trance, quindi non mi vede. Ammazziamo que- no! Porca puttana, si è girato proprio nel momento. Posizioni di affiancamento. Questa qua, questa qua sta sulla sedia, no? Sta in viaggio, sta in... Oh, la musica però è finita, gli amici se ne vanno, la musica è finita. Ok. Cecchino. Headshot. No, l'ho mancato. Mannaggia, ho finito i proiettili. Manca l'ultimo. Perfetto. Grande. Ma dove andiamo a ammazzare il tizio? Cioè, dov'è? Dove sarà? Ah, qua ci siamo stati, eh. Dov'è il tizio? Ah, già l'ho ammazzato. Ah, era quello di spalle, forse? No, no, guarda, c'è il cecchino! Ma voi mi stai prendendo per il culo? Beccato! Ok, fatto, ragazzi, abbiamo finito la missione. No, non si chiama l'ascensore, perché? Eccola qua. Ce ne possiamo andare, raga, abbiamo finito! Il tizio da uccidere era quello che stava vicino alla Netrunner, che la stava facendo andare in rete, no? Era quello il tizio. Vabbè ragazzi, la puntata finisce qui. Usciamo fuori dal da vincitori. Questa puntata durerà più del previsto, anche perché il gioco è crashato a un certo punto. Però usciamo da vincitori da questo palazzo dei disgraziati. E adesso noi facciamo finta come niente. Noi siamo semplicemente delle persone di passaggio, quindi quelli che troveremo giù non sospetteranno mai che siamo noi che abbiamo fatto. Ah, invece sospettano, è come li mortacci loro. Aspetta. Però intanto a me non me ne ha.
Ok. Fatto, eh? Abbiamo finito, eh. Tanto la polizia mi sta cercando. Io scappo. La polizia mi sta cercando. Niente, ragazzi, per questa volta è scusa, ti lasciamo. Un piccolo bonus al punto di scambio più vicino. Che mi ha regalato? Dove devo andare? Ah, quindi mo' mi tocca affrontare sti stronzi. Perché altrimenti non mi becco il bonus. Ok, questo è andato. Fatto? Andiamo a vedere un po' qua che va. Ah, ma pure la polizia si è messa a rompere i coglioni. No, non mi ammazzate, droni della polizia. Disgraziate. Guardate che stronzi. Niente. Ma non morono mai, si vede. Se non è polizia, sono invulnerabile, oh. Ma sono fortissimi, si vede della polizia, mortacci vostra. Sono overpowered, non vale. Aspetta, prendiamo il mitra, va. Porca puttana, però non è giusto. Tutto a me, oh. Allora, prendiamo il mitra. Fortissimi poliziotti, ma che cazzo c'hanno? Io la vado ad aggirare stasera. Non si può aggirare, poliziotta. Porco. Mi serve aiuto! Oh, ha fatto a morire la stronza. No! Ma che è? Pure le torrette si animano. Ma che cazzo è? Ma dove vanno a fanculo? Ma pure contro la polizia mi devo mettere. Ma guarda te. Cristo, non mi pagano abbastanza per questa merda. E sei pure inciampata, imbecille. Inutile pezzo di merda. Che ricompensa mi ha dato? Senti, io sai che faccio? Ritorno su con l'ascensore. Meglio quelli che ha la polizia, oh. E qua mi conviene scappare al volo, regà. C'ho 4 stelle, 4 stelle GTA, ma io non ci posso credere. Io scappo, regà, io andatevene tutti a fare in culo. C'è pure un poliziotto super potenziato che fai 200 all'ora a piedi, ma io non lo so, io scappo. Dov'è la mia... Dov'è la mia moto? Scappa, scappa. C'è il Nemesis! Mi vado a rintanare qua sotto i ponti! Mortacci vostra! Ma la polizia mi sta ricercando! Ma li mortacci vostra! Non è possibile! No, io non ci posso credere, ragazzi! Siamo ricercati dalla polizia! Come finirà questa merda? Per questa volta è tutto, ragazzi! Noi ci vediamo... Ma quelli sono quelli della SWAT! Mi stanno a cercare, mortacci loro! Mi devo nascondere, sono fuggiasco, ragazzi. Per questa volta è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Cyberpunk 2077. E nessuno sa cosa potrà accadere adesso che sono ricercato dalla polizia. Ciao ragazzi, alla prossima!